giorno 7. Famo girare sempre questa. Accendiamo la luce. Apriamo la porta. Non ho chiavi stavolta. E mo rifamo il giro. Niente fiamma. Ma è inutile ritornare su da questo lato, perché penso non ci siano più cose da raccogliere. Solo dall'altro lato a questo punto, che c'è la porta chiusa e che quindi bisogna scendere. Vero? Già è notte. No, dico, già è notte. Chi è? Chi è? Suonano? Campanello? Vado io? Vado ad aprire io, eh? Tranquilli, arrivo, prima o poi arrivo. Campanello? Io ho sentito il campanello. Non è nessuno? Non è nessuno, allora ritorno indietro. Forse era il telefono. Telefono. Niente. Telefono. Ma non posso rispondere. Forse devo rispondere da un altro telefono. Questa porta si apre, sì, perché si era già aperta prima, ma è già in notte, non ho nessuna chiave, il telefono squilla e non posso rispondere. Che devo fare? Dindron drindron. Di qua. C'è sempre il telecomando, c'è sempre la TV che qualcuno ha spento perché non ho spento io. La porta è chiusa. Si mettono pure le campane a suonare. Ma dov'è che devo rispondere? Questo. Niente. Sono telefoni finti. Squillano ma non posso rispondere. Forse devo rispondere così? No. Io voglio rispondere, ma non mi fate rispondere. Che ci posso fare? Non ci posso fare nulla. Di qua, questa è la sala grande. Telefono. Chiave! E mo con sta chiave andiamo a vedere quale porta farà aprire. Che sicuramente sarà quella dall'altra parte della stanza. Della casa, della villa. Questa? Sicuramente no. Ah, questa è quella già aperta, che non c'erano più altre porte da aprire. Sì, questa, eccola! Eccola, eccola, eccola! Non c'è nessuno. Batterie e pesce, famoci un sushi. Fiammiferi. Sempre utili. Scopa. Briscola e 3-7. Sì, ma adesso che faccio? È che qua c'è un telecomando e non ho chiavi. Nulla di nuovo. Dove andiamo? Allora, vediamo se c'è qualche cosa fuori. C'è una lanterna. E
qua ci sono delle pile. Oh, una chiave. Buono, buono la chiave. Direi di ritornare dentro e di andare a vedere che cosa mi fa aprire. Magari anche questa. No. Che cosa posso... Ricarichiamo. Aprire con questa chiave. Allora, questa porta. No, questa era già aperta. Questa porta. No, questa era già aperta. Questa porta. Sì! Questa porta. Cosa c'è da prendere? Il vino. Il foglio. Ma prima del foglio, un po' di fiammiferi, un po' di batterie. Andiamo a leggere il foglio. Giorno 7. Sopra la casa hanno volato tutto il giorno dei corvi. Il loro gracchiare rende quasi insopportabile stare fuori. Giorno seguente. Giorno 8. Batterie, sì. Luci. Fiammiferi, sì. Chiavi, no. Andiamo a cercare la chiave. Tanto sopra è inutile che ci vado, perché tanto ho scoperto che manca solo una porta sopra. Non ci sono altre porte sopra da aprire, se non solo una. Proviamo ad uscire. Poi ad andare qua. Ah, usciamo. Piove. Piove, che piove. Quando uno dice guarda piove, cade acqua dal cielo, esatto, piove. Nel mulino nulla. Altalene, magari un'altra chiave, sai, magari c'è casca. Niente. Qua niente. Questa porta non si apre perché non ho chiavi. Di qua. Spaventa passeri. Di qua. Un faro? O vado nel faro quasi quasi. Qui che c'è? Madonna. Posso andare dal faro? No, è troppo lontano. Non ci vado. Ah. Altre pile, ma sto già pieno di pile. E andiamo dentro. Tocci tua, che caspita è successo. Di qua. Niente. E andiamo qua. Che era un gatto. Ah, il gatto mi ha lasciato una chiave. E ora vai a vedere quale porta ti farà aprire. Ti pareva che era quella vicino? No, era l'altra parte della stanza, della casa, sicuramente. Andiamo sopra. Proviamo magari questa stanza qua. Qui sono gli strumenti. E apri questa porta. Questa porta me la fa aprire. Sì, pure che accendo la luce. Meglio accendere le candele. Ah, e mo? Chiusa. Salve. Chiusa.
Salve. Batterie sempre buone. Questa. Oh, è aperta anche senza chiave. E mo? Batterie ce l'ho. Vabbè, ricarico e prendo le batterie, va. Chiave. Questa non si apre. Era troppo facile. Di qua. Questa chiave. Cosa mi farà aprire? Questa, no? Sì! Non vedi. Fuck, cazzo! Chiave. Candela. Apri questa. Apro questa. E apro questa. Ah, va, va. Vediamo se è questa qui. No. Da sto lato non c'era niente. E allora devo scendere e aprire. Camera mia no. Questa no. Questa mi pare di no. Scendiamo. E di qua cosa posso aprire? Questa si apre? Sì, ma perché questa si era già aperta. Perché questa si era già aperta, questa si era già aperta. Qui non c'è nulla. Niente di niente. Questa era aperta perché c'era il televisore. Questa non si apre. Niente. Proviamo a salire. Saliamo di qua. Qui dove ho preso. Questa è chiusa. Andiamo qua sopra. Qui si sale. Questa chiusa. Questa chiusa. Saliamo. Piano piano. Piano piano. Chi è? È un vaso. Queste quattro. Dimmi che una di queste quattro porte mi fa aprire. No. Sì! Salve! Chiave! E foglio! Giorno 8! Linda ogni giorno ha sempre più paura del vecchio pupazzo clown. Ha timore di passargli davanti. Bene. Siamo arrivati al giorno 9. Ragazzi, come vi vedete, mi sono trasformato. Io questa la faccio sempre girare. Ci sono dei rumori. Allora, ho una chiave. Vediamo se fa aprire la porta. Questa qua. Sì, fa aprire questa porta. Piano, eh. Allora, a sinistra ci sono delle scale. E qua si scende. Ciao cavallo.
Oh, oh, cavallo. Chiusa. Aperta. Dove vado? Dove vado? Ma qui mi ritrovo qua. Ah, ecco dove sto. Ho capito dove sto. Allora, prima di andare sopra. È pieno di rumori questo gioco, ma a parte fantasmi non c'è nessun altro. Andiamo su. Andiamo ancora su. Salve. Allora, questa è aperta. E dove ho finito il giorno? Di qua è chiusa. Questa è chiusa. E questa è chiusa. Beh, mi servono un bel po' di chiavi. Dove potrò mai trovare questa chiave? Chi è stato? Chi è stato? C'è sempre l'ombra. C'è sempre il clown. Qui c'è sempre l'orologio. Qui c'è sempre la candela. C'è sempre il pane. Qui ci sono sempre i pesci. Qui ci sono sempre gli altri pesci. Qui c'è sempre il vino. Ma delle chiavi nessuna traccia. Telecomando. Si accende più. Ah sì, mo si è acceso. Si è acceso il televisore. Il televisore si è acceso, ma la porta è chiusa. Questa pure. Come? Ma sono bloccato. Sono bloccato. Non posso andare da nessuna parte. C'è un'ombra. Chi sei? Chi sei? Fatti vedere. Non c'è nessuna chiave. Posso fare così? Questa porta è chiusa a chiave, trovo la chiave adatta. Ma che cos'è? Ecco il fantasma. Ecco che mo. È così. Eccola. Questo però mi devo spaventare, guarda, eh. Questo viene addosso a me e mi devo spaventare. Ecco, mo mi giro, mi rigiro e questo. Ecco, lo sapevo. Ecco, grazie da chiave, signora. Ah, mo si apre. Magari mi fa aprire questa. No, mai che si apre la chiave vicino. Sempre quella dall'altra parte della villa. Andiamo a vedere questa chiave quale porta apre. Altro gatto. Che se va a fall'uovo gatto. Il gatto, niente chiavi. Niente, niente, meno un'altra chiave, no, eh. E qua?
Magari. No, questo è una stanza dove veramente non serve nient'altro. Perché ci rivado qua? Ce ne andiamo qua. Stanza della musica. Allora, questa è aperta e non serve niente. Questa è chiusa. Questa è aperta. Questa non apre. Non apre, non apre, non apre, non apre. Andiamo su. Questa è aperta, ma no, era già aperta. Questa non apre. Di qua. Questa è già aperta. Andiamo di qua. Andiamo. Servono un po' di pile. Niente, niente. Che cavolo è successo qua? Niente. Allora. Dove di sotto troviamo cosa? Troviamo, no, non è qua. Non è qua. Questa va? Sì, questa. Eccola! Altro cavallo. Fiammiferi. Salve, salve. Chiave. Candela. 5YB. Batteria. E mo c'ho quest'altra chiave. Sicuramente questa chiave aprirà una porta dall'altra parte della stanza. E invece no. E invece no. E invece no. Perché ho trovato subito un'altra chiave, che ovviamente questa chiave aprirà una porta che sta dall'altra parte della stanza. Invece no. Tutte qua. Tutte qua. Tutte qua. Fiammiferi. Candela. Foglio. E prima del foglio c'è altro. Non c'è altro. Leggiamoci questo foglio. Giorno 9. Dal temporale di ieri siamo senza elettricità. Meno male che abbiamo candele a sufficienza. E meno male sì. Giorno 10.
Fammi girare questo, va. Non serve farlo, io lo faccio perché mi piace. E mo? Così, senza un indizio. Dove vado? Non c'è elettricità. Meno male che ci abbiamo le candele. Non so dove andare. Niente, mo devo girare finché non trovo qualche indizio, qualche chiave più che altro. Andiamo così a zonzo. Devo ricordare che nella stanza della televisione c'è una porta che si deve aprire. Quindi qui sotto ci sono due porte chiuse. Una nel corridoio e una nella stanza della televisione. Andiamo qua. E andiamo qua. E qua sempre il bagno. Non c'è nulla. Qua mi si vede a me? Non mi si vede. Che è successo? Questa l'avevo accesa io. Che è tutto sto sangue? Ah, grazie però, mi ha dato una chiave. Ah, così mi hai fatto sprecare un fiammifero però, eh. C'era sangue all'improvviso e adesso tutto pulito. Bah. Magari apri questa, no, sai? Una vicina. Una porta vicino, no, eh. Andiamo su. Andiamo di qua. No, di qua sono dall'altra parte. Di qua. Chi era? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è sto rumore? Oh, oh. Dove stiamo andando? Saliamo ancora. Queste sono aperte tutte? Questa è aperta. Sì. Questa è aperta. Sì. Questa l'apro ora. Questa l'apro ora. Chiave, chiave, chiave. Pile, pile, pile. Chi è, chi è, chi è? Fiammiferi, fiammiferi, fiammiferi. Fiammiferi. Hai già 10 pile di riserva? Ma che vuol dire pile? Io voglio i fiammiferi, non le pile. Mi dovevi dire ho già 10 fiammiferi di riserva. Vabbè. Ma che era un bug questo? Ah no, qui riflesso e qui non c'è riflesso. Bene, ho una chiave. Che ci faccio con la chiave? Lo sapete tutti che ci faccio con la chiave. Vado a cercare un'altra porta. Che starà dall'altra parte della casa. No, scusa, volevo dire. Non vedo più niente. Ecco, è questa? Sì, dai, 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 il primo colpo. E mo? Chi è? Chi sono questi? Pile. Tutte qua dentro una chiave no, ma magari ci casca. No. Qua. Non c'è nulla. Mazza quanto è grande. Oh, ma sempre la stessa foto. Ma questo è facile, cioè, era proprio a fianco. No! Quella de fuori. Mo guarda, non entro più. Ah, entro. Hai capito dove sbuco?
Ah, non ha capito dove sbuco. Ora mi serve una chiave però. Ricarichiamo. Facciamoci prima il piano e poi saliamo. Dai, troppo facile così. Ma dove sto? Ah, proprio. Ho una chiave. Ma leggiamo il foglio. Andiamo al giorno dopo. Giorno 10. Su richiesta di Linda ho spostato il clown in un armadio. Anche io lo trovo un po' inquietante. Vabbè, se proprio lo volevi spostare. Giorno 11. Ricordiamo che i giorni sono 30. Siamo quasi a metà. Indovinate che faccio? Faccio girare. Le faccio girare. C'ho una chiave. E andiamo subito sopra. Perché sopra si sa che col giorno ci vede meglio. E quindi io andrei subito su. Aspetta, ma queste sono stanze che non hanno più nulla da chiedere, diciamo. Hanno già fatto il loro dovere. Quindi io posso definitivamente togliermi di mezzo queste stanze. Vero? Direi proprio di sì. Andiamo, 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 andiamo. Questa? Di qua? Ah, che si ricongiunge. Salve! My name's Potterino 10. And you? Your name? Io mi avvicino, piano piano, Sì, però se giochi a nascondino te la libera tutti. Grazie della chiave comunque. Accendiamo la luce. Ci pareva che era vicino. Questa sarà la chiave che aprirà una porta dell'altro lato della stanza. Mannaggia me. Qua dentro? Questo è un vaso che c'ha mia nonna, uguale, identico, proprio così. Però dentro non c'era nessuna chiave. Questa non apre. Questa apre, perché è quella che apre. E questa non apre. Ma io direi andiamo sotto, che dite? Andiamo sotto, dai. Andiamo sotto. Chiusa. E il telefono. Ma se non c'è corrente sto telefono, ma come cavolo fa a suonare? Me lo volete dire? O non me lo volete dire? E qua non sta sempre qua. Non l'hai spostato nell'armadio? Che mi... Perché mo posso cliccare questo? Vabbè, mi sono divertito, basta. Di qua nulla, tutto a posto. Tutto ok, rifammi suonare questo. Bene, mi sono divertito. Questa chiave cosa apre? Accendiamo qua. Andiamo di qua. E andiamo qua, no, di qua. Stanza della musica. Qui c'è il bagno, che non c'è nient'altro qua, vero? No, questa era chiusa. E vai. Una bella partita a scacchi? No, prendo la chiave. Armadi.
Non ci facciamo mancare nulla. Due chiavi al prezzo di uno. Più batterie. Nient'altro? No, nient'altro. Vabbè, troppo facile così. Chi è? Ah, mi ritrovo di nuovo qua. Bene, bene, ma con una chiave in più. No, non vedi. Queste sono tutte porte collegabili. Questa porta. Ando, stos e stong. Gira che ti rigira. Allora, secondo me questa apre quella sotto. Però io vado sopra. Io vado sopra. Perché? Non ne sono sicuro. Vedi, poteva essere pure questa. Sopra abbiamo detto che sono quelle che non bisogna più chiedere nulla a queste porte. Che cos'era? Ah. Di conseguenza si va di sotto. Per andare di sotto bisogna andare di sotto. No? Di qua? Di sotto di qua. Dai, dai, qua una porta, apriti. Porta, apriti a me. Clown, Poppy, Poppy. Ti apri. Vediamo quale. Non queste. Ma perché ne lascia aperte le porte invece che poi si chiudono da sole? Non so, cioè alla fine se sono aperte devo riprovare tutte. Questa. Ah, ma questa si era aperta prima. Qua. Abbiamo detto niente chiave. Cosa? Quale chiave? Quale porta per aprire questa chiave? Qui ce ne sono abbastanza di chiuse. Andiamo questo piano. Stanza della musica. Qui c'è il bagno. Questa porta dove ci sono gli scacchi. Non niente. Oh, tutta sta villa così grossa, un bagno solo ho trovato. Penso che non sia dall'altra parte della villa, appunto. Devo andare di qua e andare a lavarsi e farsi la doccia. Niente. Questa. Niente. Qua. E dove dormo? Questo faccio gira. Nya nya.
Vergogna! Sto gattaccio! Ma non è che magari il gattaccio mi dice che devo andare nella direzione del gatto? Dove è andato il gatto? Non ha pine. Bene, mi faccio il gioco tutto al buio. Ma non devo andare qua, devo andare qua. No, non devo andare qua, devo andare... Dove vado? Poi qua. Sì. Poi qua. No, non si... Come non si apre? Questo si apriva. Che cos'è? Che succede? Devo giocare a scacchi? Faccio una partita a scacchi? Vai. Scacco matto. Io mi muovo quello. Torre in... uno... qua... ah, ci... sì? Dai che vinco. Non so giocare a scacchi ma vinco. E ora? Questa. Il re. Attenzione che ti ammazzo. Scacco matto. L'ho dichiarato, eh. È scacco matto. Non lo so. Ho vinto? Che faccio? Muovo la torre. Grazie dalla chiave. Vabbè, l'importante è che c'ho la chiave. Che cos'è sto cigolino? Metteci un po' d'olio. Questa è stata sempre aperta. No, no, proviamo gli altri in questo corridoio. Ecco. Buona! Oh, una cucina. Oh, una candela. Le pile, mi servono le pile. Le pile che sono buone come il pane. Oh, grazie. Poi una chiave non è che fa male, eh. Oh, ecco la chiave. Latte? È andata male? No, ho fatto una cazzata. Vabbè, ma tanto ho preso tutto. Esco. Ricarico. E con questa chiave, sai che mettete faccio? Anzitutto accendo. Apro sta porta. Apro sta porta. Apro questa porta. Questa era quella già aperta. Niente. Niente. Non è nessuna di queste. Andiamo di sotto. Che cos'è questo rumore? No, no, rientriamo di qua. Dove vado? Andiamo su. Questa. No. Questa. No. Questa. Chiusa. 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 Qui non c'è, non c'è, non c'è. Troppi rumori strani stanno cadendo. Troppi rumori.
cacchio, ho vinta io. Forse. Chiusa. Bagno. Scacchi. Questa ricollega poi lo sgabuzzino. La cucina. Non è possibile. Oh, eccola. Eccola. Foglio. Giorno 12. Il giardino era pieno di corvi stamattina. Tutti intorno al pozzo. Linda era terrorizzata, li ho mandati via. Quindi dovrò prendere una chiave nello giardino. In giardino?